Ciao a tutti, che cos'è il piano di emergenza comunale? Il piano di emergenza comunale è un documento che viene approvato dal Consiglio Comunale che contiene i rischi che può incorrere il Comune di Brugherio e le procedure che bisogna attivare nel caso in cui quel rischio si verifica sul nostro territorio. Quali sono i rischi che incorre il Comune di Brugherio? Innanzitutto il rischio idrogeologico, pensiamo all'esondazione del fiume Lambro, il rischio terremoto, incendio boschivo. Un rischio che magari non è molto conosciuto, ma che esiste, è quello dell'incidente rilevante. Ci sono delle aziende intorno al Comune di Brugherio, magari su altri territori, che rientrano nella categoria di impresa pericolosa e quindi a rischio rilevante, che prevede dei piani di emergenza che bisogna adottare nel caso in cui si verifichi un incidente in quelle aziende e che quindi possono produrre degli effetti anche sul nostro territorio. Sono presenti due arterie importanti, la tangenziale e l'autostrada. Il collasso di una di queste arterie può provocare degli eventi anche sul nostro territorio. All'interno di questo tomo sono contenute le procedure. A seconda della gravità dell'evento ci sono procedure che possono essere adottate o non adottate. Per quanto riguarda il nostro territorio, la Regione Lombardia ha 4 gradi di criticità. La criticità assente di colore verde, la criticità di colore giallo che è quella di attenzione, la criticità arancione che è di preallarme e la criticità rossa di allarme vero e proprio. In criticità assente il comune fondamentalmente non deve fare niente perché l'evento non si è verificato. Giallo è attenzione, cioè vuol dire che il sistema di protezione civile deve stare attento, monitorare quello che succede sul proprio territorio. L'arancione prevede invece il preallertamento del sistema di protezione civile, vuol dire che gli operatori devono incominciare a chiamarsi tra loro per capire se quello che sta succedendo può in qualche modo produrre un effetto sul territorio. Il rosso vuol dire che si è nel pieno dell'emergenza e quindi il sistema di protezione civile deve attivarsi e deve operare. Il sindaco in questa fase dovrà convocare il COC, il centro operativo comunale, dare comunicazione alla prefettura della costituzione di questo organo e porre in essere le prime azioni per ridurre le conseguenze di quell'evento dannoso o i primi aiuti alla popolazione se siamo già in quella situazione. Conoscere il piano di emergenza comunale è importantissimo, sia per ovviamente il sistema di protezione civile che per i cittadini stessi, in quanto un cittadino informato è un cittadino che aiuta il sistema di protezione civile a dare una giusta risposta. Come dico sempre, un cittadino informato è un cittadino mezzo salvato.